Due automobilisti coinvolti in un incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo sono morti carbonizzati nella vettura sulla quale viaggiavano. L'incidente è avvenuto all'uscita della galleria di Fulgatore. Secondo le primissime ricostruzioni della tragedia, si sarebbe trattato di un incidente stradale autonomo. L'automobile avrebbe urtato violentemente contro la barriera di sicurezza e si sarebbe incendiata all'uscita della galleria fumosa a circa 900 metri dallo svincolo per Contrada Dattilo. L'auto procedeva da Palermo verso Trapani. Purtroppo gli occupanti non sono riusciti ad uscire in tempo dalla vettura, restando prigionieri delle fiamme. Sconosciute al momento le generalità dei deceduti. L'autostrada 29 direzione Alcamo Trapani è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Trapani a causa del sinistro avvenuto al chilometro 25. Questa mattina ci siamo recati sul posto. E purtroppo è confermata la tragedia che vede due morti carbonizzati all'interno dell'autovettura che si è scontrata per caso ancora da individuare all'uscita proprio della galleria, della breve galleria non illuminata che dalla frazione di Fulgatore porta direttamente alla città di Trapani sull'autostrada A29, ovviamente in direzione Trapani. La polizia ci impedisce di fare le riprese sul posto perché stanno ancora effettuando i rilievi del caso. Questo è l'ingresso appunto allo svincolo bloccato dagli uomini dell'ANAS, purtroppo una tragedia sulla quale ancora si sta provando a fare chiarezza. Vi aggiorneremo costantemente per tutto quello che riguarda appunto questo luttuoso evento qui dall'autostrada A29 Palermo-Trapani, direzione Trapani.